vino di oggi è Astoria 9.5. 9.5 identifica una percentuale bassa di volume d'alcol, quindi siamo di fronte a un vino con una particolarissima espressività gusto-olfattiva, ma un basso tenore d'alcol. Il colore è certamente un colore che ricorda i vitigni del nostro territorio, quindi un giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Belle anche queste bollicine presenti, piccole, numerose, persistenti. Al naso questa eleganza, bella, lontana, molto presente. Presente perché abbiamo delle note fruttate, floreali, certamente questi ricordi di pera, ma anche un vegetale finale. Proviamolo in bocca. In bocca la sua freschezza si fa sentire, una sua personalità, bello, persistente, lungo. Abbiamo di nuovo questi ritorni dei profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta, legati al mondo del floreale. Direi che è un vino che si presenta proprio dedicato quasi ai giovani. Certo, un vino che potremmo anche aprire per un bel brindisi tra amici. Evviva! Oggi ho la possibilità di presentarvi la cuvée storica di Carpenè Malvolti. È un Conegliano Valdobbiadene superiore di Prosecco che in ogni caso rappresenta un po' le nostre colline. È uno spumante brut, quindi chiaramente al di sotto dei 15 grammi litro di zuccheri, nello stesso tempo con una gradazione alcolica che raggiunge circa gli 11% in gradazione alcolica come volume. Alla vista ha una bellissima tonalità giallo paglierino, anche se poco intensa, ma con tonalità verdoline. L'effervescenza delle bollicine della CO2 ci si presenta subito numerosa, persistente e nello stesso tempo anche con queste bollicine fini. Al naso è piacevole, al naso è erbaceo, è fruttato, è floreale, e quelle sensazioni fruttate che ci riportano alla mela acerba, che ci riportano alla pera, che ci riportano all'idea anche di sensazioni agrumate. Il gusto è sapido, è fresco, è piacevolmente secco, voglio dire, siamo agitati da quelle bollicine che si vanno a interrompere nella lingua e che ci riportano chiaramente anche una bellissima persistenza. Piacevole con alcuni piatti, gli antipasti come fritture di verdure piuttosto che le cozze gratinate, piuttosto che delle minestre o delle zuppe. Io direi di servirlo a temperature di 7-9 gradi.